belli precisi, 5 minuti dopo le 9, eccoci qua, bentrovati su RTL 102.5. La suite questa sera si apre come al solito per avere degli ospiti. Intanto ciao Laura. Che meraviglia, buonasera Gigio. Benvenuti a tutti. Per la prossima ora abbiamo questa sera un bel live con una giovane cantante aspirante diva della musica italiana. C'è una signorina meravigliosa, c'è Grazia Di Michele. Ciao Grazia, benvenuta. Tutti, grazie per l'aspirante, per la diva. Ma sì, dai. La a parte Grazia che sei informissima, cioè veramente è la io musica che mi tiene in forma. Ma infatti avremo un'oretta per parlare della tua musica. Noi aspettavamo moltissimo il tuo arrivo qui perché in realtà ti stimiamo veramente tanto, non solo come cantautrice ma anche come donna. Io poi affronterò questo tema perché tu hai un sacco di cose da dire, spesso lo fai in musica e questo ti fa assolutamente onore. Ti ringrazio. È la verità. Abbiamo un'oretta da trascorrere insieme e per ascoltare anche la tua musica. Questa sera ti sei fatta accompagnare da due musicisti, li vuoi presentare tu direttamente? Allora c'è il mio chitarrista storico, fratellino Fabiano Lelli. Buonasera. E poi c'è il grande compositore e cantautore Ivan Segreto, che in questa occasione è entrato di diritto nel mio CD nuovo perché abbiamo cantato un brano insieme e adesso stiamo cercando una formula per collaborare ancora di più. E quindi canterà e suonerà con bene. Noi. C'è un nuovo album che è uscito, è credo il tuo 16°, 15°, se ne hai fatti talmente tanti e hai scritto 16°. Così tante canzoni che hai perso il conto. Ed è il primo da interprete dopo aver composto le musiche non solo per te stessa ma per tantissimi altri artisti. Poi abbiamo tutta questa ora per parlarne. Fammi dire prima di ascoltare la tua musica che se avete voglia di scrivere messaggi potete farlo come al solito al 349 349 1025, sms o whatsapp oppure all'hashtag social corner RTL 1025. Sweet live 1025, esattamente. Allora, Folli Voli è il titolo di questo lavoro, dove tu hai ripreso una serie di canzoni già anche famose, interpretate da grandi artisti in lingue diverse, che hai riportato in italiano. Sì, diciamo che è la prima, il primo lavoro non da cantautrice, ma da interprete, perché dopo un bel po' di anni che scrivevo canzoni e che scrivo canzoni perché ho continuato a scrivere e contemporaneamente è già pronto un altro CD perché non potevo stare con le però mani ferme, sì siamo già pronti, è nato questo folle volo in giro per il mondo a cercare brani di autori, di cantautori e di cantautrici, che non è stato proprio pensato razionalmente. Diciamo che le canzoni sono sempre degli incontri, no? Sono degli incontri che ci danno qualche cosa e a volte c'era un'emozione per un testo, a volte per una musica particolare, a volte perché erano delle canzoni da viaggio, sai, quando ti metti le canzoni nell'auto. E io avevo il CD di Damien Rice, ci ho fatto più grandi viaggi della mia vita, anche io. E poi la stessa cosa con Glenn Hansard, con la colonna sonora del film Once, è stato un film che ho visto tanto, che ho fatto tanto vedere ai miei allievi, ma è stato un altro viaggio in auto, di quelli belli, lunghi e caldi. E poi Noa la adoro da tanto tempo, io ascolto le sue canzoni, le sue storie, anche i suoi racconti che sono particolari. E poi la Katie Garbi, che è questa cantautrice greca che è riuscita a parlare della morte in maniera positiva. Insomma, c'è sempre qualche cosa nelle canzoni che ho scelto che mi ha toccato. Ma infatti comunque quest'album si potrebbe definire anche un album geografico, che voglio dire, nel 2018, dove si alzano sempre più muri anche contro l'immigrazione, è bello spunto, cioè è un'apertura, è un album di apertura. Guarda, la musica fortunatamente è un linguaggio universale e quindi arriva dappertutto e viene da ogni parte del mondo, quindi non ha bisogno di parole, non ha bisogno di discriminazioni, di colori di pelle, di altro, la musica è musica. E quindi viaggiare nel mondo e incontrare grandi artisti, alcuni sono, come dicevi tu, famosi e canzoni conosciute, come nel caso di Ronan Keating, ma altri magari sono sconosciuti, no? E quindi mi piaceva anche l'idea di portare del materiale che in Italia non è mai arrivato. Con cosa vuoi cominciare questa sera? Appunto con una di queste canzoni, okay. Cantata nel CD con Kaya, che è una cantante polacca jazz bravissima. In questo caso il duetto sarà con Ivan Segreto e la canzone si chiama Vele al vento. Live Grazia Di Michele nella suite 102.5 di RTL. Ascoltiamola. Thank you.
catene i sentimenti. Navi in mare calmo o pesci fuor d'acqua. Io da sempre credo ai cambiamenti che ci fanno bene ad ogni età. La mia barca sa, cerco una via, un buon timone, la libertà va piano, ma intanto va sciolta questa vela. Corazzo, ogni armatura, terra nuova in vista, che dolce promessa, ma è dentro me la differenza. Un sogno non è una vita delusa, e la fragarme dolce in questo mar. Ma una cosa certa, nel nostro destino, è che l'impazienza è un'onda ormai devastante. Vinci vela la consistenza di quell'onda e non svanirà l'orizzonte di luce e speranza. Vinci vela l'evanescenza e la pace ci porterà orizzonti di luce e speranza. Vele al vento era la prima delle tante belle canzoni che questa sera ascolteremo qui live nella suite di RTL 102.5 con Grazia Di Michele e con i suoi musicisti. Allora, facciamo prima dire, per chi non hai scritto canzoni tu nella tua lunghissima carriera, esatto. Perché è un elenco interminabile, italiano e internazionale. Ho scritto tanto, per esempio, per le mie amiche cantautrici o anche cantanti, interpreti. Ho scritto canzoni con e per Rossana Casale, Tosca, Ornella Vanoni, Irene Fargo. Ho collaborato con Cristiano De André, scritto con Eugenio Finardi, con Mario Venuti, con Randy Crawford, Nicolette Larson, lo sai che non me le... Pierangelo Bertoli. Le ultime due straniere che hai nominato, tra l'altro, sono state tue partner in due dei tuoi quattro festival di Sanremo, se non sbaglio. Sì, esatto. Randy Crawford con If I Were In Your Shoes, Se Io Fossi Un Uomo, che è andata anche in classifica in America, in Giappone, addirittura al primo posto in classifica il suo CD che apriva proprio nel best con questo brano, quindi è stata una bellissima soddisfazione. E insomma, sono successe tante cose, ma la cosa più importante è stata la collaborazione con Plati. Ecco, la collaborazione con Plati è stato un momento indimenticabile nella mia carriera, ma poi Mauro, ne parleremo. L'ho incontrato un attimo prima, mezz'ora fa, stavo uscendo dalla radio e gli ho detto: guarda che stasera devi cantare anche tu, e poi lui aveva un impegno, non era preparato, quindi ha preferito di no. Ah, non viene, che peccato. Ha detto di no, ha detto di no. Però ti salutata, l'hai incontrato? Sì, l'ho incontrato, mi dispiace tantissimo, però... Ma magari una sorpresa all'ultimo minuto, infatti, no? Credo, la canto da sola, guarda, credo sia ancora in radio, tra l'altro. Sì, prima ma non si può acciuffare. Allunga la vista e vedrai una sagoma inconfondibile là dietro la regia, poi staremo a vedere se se la sente, perché con Mauro nel 2005 io mi volto, perché mentre 15. Mi volto 15. 2015, scusa, io faccio un po' di fatica a ricordarmi gli anni, ne sono passati talmente tanti, è una certa, e lo so, e così era sul palco di Sanremo. Bene, bene, ma adesso continuiamo il nostro percorso per ascoltare ancora qualcosa
qualcosa dal vivo del tuo album. Che cosa ci fai sentire? Vi faccio sentire questo brano che dà il titolo al CD, che si chiama Folly Voli, da Falling Slowly, il brano di Glen Hansard, appunto pluripremiato per la colonna sonora del film Once. La canterò sempre insieme a Ivan, anche perché nel disco c'è la nostra versione. Bene. Quindi, prepariamo lo spartito. Poi dopo vi chiedo della vostra situazione di Sanremo, perché fuori onda ho carpito lui. Qualcosina, chiede ma... Chiede a lui. Va bene. È interessante quello che ha da dire. Va bene. Ah, vi conoscevate? Unicamente perché nel 2006, quando lui ha partecipato a Sanremo Giovani, io ero nella commissione insieme a Miriam Fecchi, insieme a Massimo Cotto, il maestro Serio, per cui fu uno dei ragazzi che scegliemmo per andare sul palco di Sanremo. In quell'edizione di Giorgio Panariello, se non ricordo male, giusto? Sì. Bene. Ma adesso sentiamo la tua canzone insieme a Grazie di Michele. So di amarti, di volerti, ma non sei. Raggiungerò ovunque sarai. Se mi senti, punta i fari verso la città. Grida forte, poi
Folli Voli. Che meraviglia. Che meraviglia. Io in questo momento non sono più nel nostro studio di Cologno, ma sono un po' più su, sono nell'aria, perché insomma diciamo che questa musica fa un bel effetto, cioè va a toccare delle corde particolari. Peraltro tu sei sempre stata in prima linea, impegnata contro le ingiustizie, contro tutto quello che insomma non va nel mondo. La tua voce si è sentita, si sente e si sentirà. Sei stata tanto, e lo sei ancora ovviamente, a contatto con i ragazzi. Sì. E quindi io volevo sapere, secondo te la musica nel 2018 è ancora la più grande cura? Ah, lo chiedi a una musicoterapeuta? Appunto. Io penso che la musica ha un potere enorme, non solo ha il potere di sensibilizzare, di porre l'attenzione, come dicevi tu, su dei temi importanti, ha la possibilità di prevenire, di guarire, di aiutare, di creare coesione tra le persone. Fa bene a chi la fa, ma fa bene anche a chi l'ascolta. E poi non tutti devono essere degli artisti o dei professionisti per amare la musica, per poterla fare anche per se stessi, no? Perché fa bene, la musica libera le endorfine, è una droga meravigliosa, esatto. Sana, ma è una droga. È vero. Le 9:30 della sera in diretta qui su RTL 102.5 con Grazia Di Michele, e se state seguendo in radiovisione su 750 di Sky e il 36 del digitale terrestre, potrete vedere che sul palco si è aggiunta una figura imponente di un collega che a questo punto però diventa anche lui ospite. Ciao Mauro. Buonasera, grazie. Ciao. Gigio. È la prima volta qui. È la prima volta che l'ho intervisto, sicuramente. Sì. Da questa parte. Grazie per l'incombente, no, nel senso. Sì, sono dimagrito 12 etti nel giro di qualche anno, ma fa niente. No, grazie, mi è andata malissimo sto giro. E sei qua perché? Sentiamo, passavo, siccome sei amico, sai, di Grazia, hai detto, ma addirittura mi fermo e mi siedo sul palco vicino a lei? Certe cose si devono fare come questa, non solo per amicizia, ma come una sorta, adesso vorrei usare una parola a sproposito, di ringraziamento, perché qualunque sia la ragione per la quale la regina, in questo caso a nome Grazia, chiama, il suddito risponde. Non siamo come a questo livello. A non essere eternamente grato intanto a un artista che scrive qualcosa che mi riguarda molto da vicino. In seconda battuta, avendo un rapporto nato molti anni fa, e c'erano ancora gli anni '80, quella, dai, roba lì. Raccontaci qualcosina di quegli, no, anni. Sì, Grazia arrivò alla radio dove io allora lavoravo, e siamo nel primo periodo delle radio private con i suoi primi lavori. Diventammo, non dico amici, ma insomma ci fu un'intesa abbastanza veloce. Vero. Poi ci siamo rivisti molti anni dopo in un altro contesto, che era quello di Amici, dove lei faceva la non so cosa facevi, la maestra, tante cose, e dove andavo a dire delle robe. Ma anche lì una comunanza di spirito, diciamo, e di fortissima, forse anche di gusto, non lo so, ci è ancora più avvicinato. Fino a che una sera sono andato a sentirla, perché con la mia amica, la sexy nana, stavamo andando da Milano a Bologna, a Milano a Bologna, mamma, e sapevo che Grazia suonava nel Piacentino, sopra nell'Appennino. Ho detto, cosa facciamo, sexy, un'uscita autostradale, invece andare a cercare subito il vizio, andiamo a cercare una bella serata di canto. E così abbiamo fatto, e quella sera Grazia aveva un fogliettino, anzi direi di più, forse, ma guarda, una cosa stranissima, una, perché lui mi ha fatto una sorpresa, è uscito dalla cucina vestito da chef, quindi non lo sapevo che era presente, non ci sentivamo da tanto tempo, ed era una sera in cui avevo in mano questo testo che stavo facendo vedere a Paolo Di Sabatino, con il quale collaboravo. Ho detto, io ho scritto questa cosa, ma che dici? Ed è uscito vestito da chef, sai, quei casi proprio incredibili, veramente. Però non avevo niente da farti mangiare di mio, però tu hai già mangiato tutto. No, lei è riuscita a farmi mangiare, o meglio a farmi cantare una canzone, non essendo notoriamente quello del canto uno dei miei mestieri, diciamo, in cui di punta rendo al meglio. È un ringraziamento, ma è anche una dichiarazione di come a volte la comunicazione superi di gran lunga le possibilità che ti offre la natura. Anche sono studiato con la maestra, ma per quanto uno possa studiare, se uno è un caprone, ma caprone, no, ma invece no, sei stato bravo. Però la canzone, dai, è talmente bella, no, che la facciamo anche stasera, meglio la fa la signora Di Michele, e io ti faccio il corista, come, no, si chiama? Tu canti featuring, con quella, no, roba lì, featuring, no, tu canti. Va bene. E fatto, allora questa è la canzone che avete poi portato sul palco di Sanremo, sì, nel 2015, quindi 3 anni fa. Io sono una finestra. Sì. E anche aspetta, perché io devo trovare una posizione un po' genere. Sei comodo? Che già cantare seduti non è facilissimo. Un'aria virile. Sei comodo? Sono comoda. Vabbè. Siete pronti? Il cappello me la metti a posto stasera quando andiamo a letto. Poi, dai. Allora, live, eccezionalmente questa sera con Grazia Di Michele, featuring Mauro Coruzzi,
in onda in questa serata live nella suite di RTL 102.5. Io sono una finestra velata di vapore in questa notte gelida, deserta ed incolore. Rispecchia la finestra la carne e le emozioni di me che sono specchio delle contraddizioni. Difficile vedere se il vapore non svanisce l'appiccicoso errore di chi non capisce, eppure si riflette un'ombra che è la mia, un'ombra di rossetto contro l'ipocrisia. Io non so mai chi sono, eppure sono io, anche se oltre il vetro per me non c'è mai un Dio. Ma questo qui è il mio corpo, perché cangiante e strano, di donna dentro un uomo, eppure essere umano. Sfogliando le parole di questa età corriva, divento moralismo e fantasia lasciva, crisalide perenne costretta in mezzo al guado. Mi specchio alla finestra e sono mio malgrado. Io non so mai chi sono, io sono per la gente, coscienza iconoclasta, volgare, irriverente. Ma questo è solo un corpo, riflesso grosso nano di donna dentro un uomo, eppure essere umano. Io non so mai chi sono, eppure sono e vivo più del pregiudizio che scortica cattivo. Ma quando spio il mio corpo che si riflette piano, non c'è una donna, un uomo, solo un essere umano. Io non so mai chi sono, eppure sono e vivo più del pregiudizio che scortica cattivo. Ma quando spio il mio corpo che si riflette piano, non c'è una donna, un uomo, solo un essere umano. Io sono la finestra che aspetta che il vapore svanisca come un sogno. Io sono una finestra. Mamma, avete fatto mia. Piangere anche la Ghislandi, sono commossi tutti qui in studio. Molto bello anche per chi l'ha seguito in radiovisione, perché particolarmente sentito anche tu, Mauro, mi sembravi sufficientemente commosso. Ma sai, sufficientemente alla mia età significa o ti prende un ictus, sì, oppure forse è l'ultima esibizione, come tale registriamola, mettiamola via e sì, soprattutto agli eredi vendiamola, fatene un'ultima. Mi sembra, no, però questa è la dimostrazione, corretto, che almeno nel mio caso, vivendo, come voi ben sapete, siete colleghi non a caso, per noi la musica è fonte ogni giorno di una sollecitazione diversa, qualsiasi, e tanti sono i generi che ascoltiamo, ma avere tra le mani una canzone simile e poterla, lo dico con tutto il cinismo e al tempo stesso con tutta la partecipazione, utilizzare tra virgolette per la sua qualità e la bellezza di questa canzone, fa crescere anche quelli che non hanno questo tipo, no, di statura artistica. Ed è per quello che è meglio vivere all'ombra di qualcuno che sa fare bene questo mestiere piuttosto che brillare di una luce propria ma totalmente finta, e non è il mio caso. Che meraviglia, Mauro, guarda. Grazie, tolgo il disturbo, è stato molto bello. Grazie a voi. Grazie, Mauro Coruzzi, grazie. Se ti vuoi fermare comunque sappi che puoi farlo, eh? Ti metti qua di fianco a noi. Con molto piacere, mi metto dietro le quinte, è meglio che non mi si veda perché a una certa ora divento un po' inguardabile. Solo che adesso ci vorrebbe la protezione civile per portarmi via. Allora, va bene, troviamo un sistema. Ma perché ti sei messo a cavallo? Luccio. Perché fa più figo. Le cose faceva più strane. Figo cavalluccio. E guarda. Oh, ok. Oh.
Da cosa è nata questa canzone? Cioè, osservando un problema altrui, o a un certo punto anche a te è successo di perderti all'interno allora, di guarda, te stessa? Innanzitutto è una canzone che ho scritto con Raffaele Petrangeli e lo voglio ricordare perché è un grande autore di testi. Devo dire che è nata pensando a Plati, cioè non è nata a caso, è nata per lui, è nata con lui, è nata con le nostre chiacchiere, è nata con le storie che ci raccontavamo, perché dei rapporti a volte hanno bisogno di poche parole e noi non abbiamo mai avuto bisogno di dirci tante cose, però io ho capito tante cose di Mauro, anche se parlavamo di altro. Questa canzone è nata perché secondo me era un modo in cui lui poteva raccontarsi, e quando gliel'ho data tra le mani, io mi ricorderò che lui era uscito vestito da chef da questa cucina per farmi una sorpresa, si è messo in un angolino con questo testo in mano e si è commosso. È stata una roba indimenticabile. È un gran bel regalo anche da parte tua, direi. Eh sì, credo proprio di sì. Intanto, per chi ci segue in radiovisione, beh, su 750 di Sky, il 36 del digitale terrestre, se n'è andato Mauro Coruzzi, ma si è invece avvicendata una figura femminile. Ce la vuoi presentare? Grazie. Lei si chiama Rosmi, ha vinto l'anno scorso il premio Mia Martini. Ci siamo incontrate casualmente a Cologno 10-15 giorni fa, perché ero a una festa di beneficenza, a una serata di beneficenza molto bella, e le ho detto: perché non vieni a cantare con me, che va, tra poco ritorno a Cologno. Ed eccola qua. E quindi noi volevamo fare una canzone insieme che si chiama Anime, era quella di cui parlavo prima, la canzone della greca Kaiti Garbi, che riesce a parlare delle persone che non ci sono più in maniera poetica e solare, positiva. È un sirtaki molto bello in greco. Devo precisare una cosa, queste non sono cover, sono riadattamenti in italiano fatti da Alberto Zeppieri, perché sono canzoni che provengono da tutte le lingue del mondo, fedeli, molto fedeli sia nel significato che nel suono all'originale. E quindi in questo caso la canzone l'ho cantata con Kaiti Garbi e con Maurizio Lauzi, il figlio del grande Bruno. L'abbiamo cantata in trio e invece adesso la canterò con Rosmi. E allora, dal nuovo album, quello di Grazia Di Michele, intitolato Folli Voli, in questo caso c'è Ivan che ha ripreso posizione al pianoforte con la voce anche di Rosmi, la ascoltiamo, Anime. Lui l'abbracciò che più non si può, nelle sue mani la mano tremò, disse alla madre: domani io partirò. Apparve calma ma pianse per lui, guarda figliolo che i cieli son bui, penso sia molto meglio tu stia qui. Forse il tempo cambierà, il vento calerà, o forse no. Poi se notte finirà, il sole sorgerà dopo un po'. Tempo scorse, ma lui non tornò. Il vento scrisse una nenia del nord. Lei per lunghissime notti così la cantò. In
questa nave perduta nel blu. Noi siamo solo puntini qua giù. Le anime stanno a guardare da lassù. Forse il vento soffierà, il tempo cambierà, o forse no. E se un'anima cadrà, un'altra volerà dopo un po'. Anime aleggiano su terre e mari, anime proteggono i nostri cari, soffrono, amano, chissà. Cross o anemos. Forse il tempo cambierà, il vento calerà, forse no. Anime con il featuring di Rosmi, grazie per essere stata con noi questa sera. Grazie. Allora, tu sei tante cose, attrice, cantautrice, musicoterapeuta, insegnante di canto, avrai insegnato a cantare a centinaia di migliaia di ragazzi. Per tante volte ti abbiamo visto in televisione ad Amici, come ricordava prima Mauro, tu hai fatto secondo me almeno 10 edizioni. No, di più. Di più. 15 almeno. Tra 13 e 14. Comunque tante. Sì. E di tutte le insegnanti, io per il poco che ho visto, eri la più materna, la più amorevole, la meno, come dire, televisivamente cattiva, se mi passi il termine. Ma in realtà, al di là della tecnica, quando tu devi insegnare o dovessi suggerire qualcosa a un ragazzo o a una ragazza, che cosa gli diresti? Ma l'unica cosa che io dico sempre, che continuo a dire, è che c'è bisogno di ricercare una propria originalità. C'è bisogno di ascoltare tanta musica, di avere tanta cultura musicale, di essere molto curiosi, di essere molto stimolati, ma nello stesso tempo a un certo punto di chiudersi le orecchie, di aprirsi il cuore e la mente per cercare una propria natura, un proprio carattere, un proprio temperamento, qualcosa da dire. E questo lo si può fare soltanto se si cerca una unicità, perché altrimenti si rischia di imitare qualcosa di già visto, di già sentito, di già metabolizzato. E la ricerca di questa originalità ha a che fare con la crescita della personalità artistica. Il lavoro più bello che può fare un insegnante non è quello di insegnare a cantare, perché cantare poi alla fine è una cosa che possono fare tecnica, tutti. Certo. È la tecnica, sì, ma anche l'interpretazione, anche la presenza scenica, il saper stare sul palco, anche la comunicazione, anche l'espressione, ma è tutto al servizio di una personalità artistica che va sviluppata. E questo è il lavoro più difficile da fare in assoluto. E il tuo Ivan segreto ce l'ha questa personalità? Direi di sì, no? Ivan è unico, ma veramente unico nel suo genere. Io quando ho sentito il suo disco Portavagno, un disco dove è riuscito a portare il siciliano nel jazz, ho detto "Toh, questo è matto", poi ho detto "è bravo da morire", perché può piacere o non piacere quello che faccio io, quello che fa lui, però insomma lui è una cosa precisissima, coraggioso. Si concede poco, come dicevo prima, no? All'omologazione, e questo fa del suo temperamento un temperamento artistico puro. E adesso ci ascoltiamo un pezzo tuo, Ivan. Ok. Sono il suo ufficio stampa. Sì, davvero una promoter perfetta. Meraviglioso. Cosa canti, Ivan? Allora, sotto suggerimento di Grazia. Vedete? Sono Vola lontano, che è un brano di tanti anni fa, tanto tempo fa, che insomma è molto grazioso, è molto carino, mi diverte suonarlo, mi accompagnerà Fabiano. Io sto ferma. Ferma, ok. Bene il mondo, mi accorgo presto di quello che sei. Sei una che
tira fuori la sua verità e non la sottointende. Non hai spine per poter pungere quando qualcuno scopre quello che sei. Solo petali di rosa da donare a chi sai. Così vai via, colomba tu vai via. Se domani chiedo dove sei finita, così sparita, rispondimi che va bene anche se non ho avuto il coraggio di volare via con te. Vola ed in un momento sei da sola, nessuno è più con te, perché chi vola fa sempre più paura di chi resta giù. Vola che la vita ti sorride ancora, ancora più che a me, perché chi vola sempre più lontano. So che non è stato un bene, il coraggio può mancare, soprattutto quando il tuo cuore non lo conosce ancora bene. Quindi, solo per concludere, spero tu saprai aspettare che col tempo, magari poi non tanto, anche imparerò a volare. Vola, ed in un momento sei da sola, nessuno è più con te, perché chi vola fa sempre più paura di chi resta giù. Vola, che la vita ti sorride ancora, ancora più che a me, perché chi vola va sempre più lontano. Insomma, ci tocca volare questa volta, eh? Non ci si può esimere. Senti, ma quando ti ha chiamato Grazia? Sì. Cioè, tu come ti sei sentito? Ti è venuto un colpo? No. D'emozione, intendo, eh? Non è... No, ero molto curioso, in realtà. Allora, io Grazia la conoscevo molto, perché comunque è una personalità, no? Però onestamente non conoscevo tutto il repertorio, anche perché è una... Vastissimo. È vastissimo. E solo dopo aver chiuso la telefonata lo stomaco si è, come dire, ho detto ops, qualcosa sta succedendo, no? Perché in realtà l'incontro con Grazia è una di quelle cose che rientra in quelle cose magiche, incontri magici. Anche come abbiamo registrato il brano, insomma, cioè, lo raccontiamo sempre, però raccontarlo sembra... No, come se si allontanasse, perché diventa un quadro, ma in realtà è una cosa molto umana, molto vera. Cioè, abbiamo cantato prima ancora di presentarci, e è questa, vero, è una cosa bellissima, perché... Perché siamo arrivati in studio, c'erano due microfoni l'uno di fronte all'altro, e io sono arrivata da Roma di corsa, siamo arrivati al Metropolis, e poi ci siamo guardati e so di amarti, di volerti, ma non sei con me. Esatto. E andavamo avanti in questa canzone d'amore, no? Che, come dire, boh,
E poi dopo ci siamo, quando siamo andati a cena fuori, abbiamo chiacchierato, ecco. È andata così. C'è ancora spazio per ascoltare una canzone, l'ultima di questa prima parte, di questa prima parte di serata, con cui poi ci saluteremo, ed è un altro dei brani tratti da questo tuo nuovo lavoro. Sì, della Adriana Calcagnotto, che è una cantautrice brasiliana molto buffa, ma molto buffa, che fa anche dei video buffi sulle sue canzoni. Questa è Sarei così senza te. Vado. Jumbo che non vola, Coca senza cola, sarei così senza te. Tregua senza pace, fuoco senza brace, sarei così senza te. Perché l'amore fa così, ti voglio ma tu non sei qui. Io ti amo in ogni istante e con l'altoparlante lo vorrei gridare a te. Nevi senza ghiacci, braccia senza bracci, sarei così senza te. Cori che stan zitti, Silvestro senza titti, sarei così senza te. È poco che non sei con me, ma è poco tanto un attimo. Gettarmi in un tuo abbraccio, pagartene il pedaggio, perché succede non lo so. Io non resisto se non sto con te, la solitudine è il peggior castigo. Non vedo l'ora che tu sia con me, ma l'orologio sembra mio nemico. Perché? Perché? Dolci senza vetta, Romeo senza Giulietta, sarei così senza te. Auto senza strada, guerriero senza spada, sarei così senza te. Perché l'amore fa così, ti voglio ma tu non sei qui. Io ti amo in ogni istante e con l'altoparlante ora lo dirò perché. Io non resisto se non sto con te, la solitudine è il peggior castigo. Non vedo l'ora che tu sia con me, ma l'orologio sembra mio nemico. Io non resisto se non sto con te, la solitudine è il peggior castigo. Non vedo l'ora che tu sia con me, ma l'orologio sembra mio nemico. Volata questa prima ora, meraviglia. Un colpo di tosse mentre cantavo è la cosa peggiore che può succedere. Non tossire mentre canti. E domani che succede, Grazia? Della mia vita? Sì. Allora, il 15 aprile debutto al teatro al ridotto del Teatro dell'Aquila, del Teatro Centrale dell'Aquila, con uno spettacolo teatrale che si chiama Sante Bambole Puttane, tutto un programma. Sono tutte canzoni, ho reading, una lettura su canzoni, su come gli uomini vedono le donne e su come le donne si sentono viste dagli uomini. È una cosa molto particolare, debuttiamo con un po' di incoscienza e con tanta voglia di raccontare altre storie. Che meraviglia. Poi girerete, immagino, anche. Grazie, sì, poi gireremo, sì. Diciamo che faremo questo bel test all'Aquila. Adesso ci saranno un pochino di prove, c'è ancora un po' di promozione di Folli Voli. Ho tutte le mie scuole sparse in giro per l'Italia e ho il mio corso di cantautori che mi aspetta domenica a Roma, la Melody School. Insomma, tante cose. Ho Coppa Italia, che è una cosa molto importante. È un evento che si svolge grazie al CONI, che quest'anno, attraverso una sua associazione, riconosce il canto, la recitazione e il ballo come delle arti, no? In qualche modo
riconosce l'impegno, il sacrificio, la fatica che si fa per raggiungere dei risultati, e quindi si muove esattamente con i campionati regionali, provinciali, italiani su queste discipline. Una roba... Beh. Importante. Non ti mancano gli impegni. Sono la rappresentante del canto in Italia. Giusto. Ecco, questa è una cosa. Te lo meriti. Esatto. E allora, grazie a Fabiano Lelli per averci accompagnato, per avervi accompagnato con la sua meravigliosa chitarra. Grazie a Ivan Segreto, complimenti, grazie, anche Ivan, per la tua canzone. E... grazie a voi e grazie a Plati che mi ha dato la possibilità di essere con voi qui questa sera. E grazie a tutta la radio, siete di una professionalità e di un'accoglienza unica, veramente. Grazie mille. Ci ha fatto grazie. Un enorme piacere averti ospite questa sera. Arrivederci, a presto. Grazie. Ti aspettiamo, di nuovo qua. Arrivo. Ciao.